Let me see you scrub it. Bene ragazzi, eccoci qua che siamo al negozio. Io dovrei aspettare il nostro venditore che dovrebbe arrivare a momenti e speriamo sia quello dell'altra volta che non l'ho più sentito, non ha più nemmeno degnato di chiamarmi, niente proprio. Ma non lo vedo, non l'ho più visto in giro ragazzi, secondo me mi ha fregato quello là, se n'è andato alle Maldive, alle Hawaii. Ah ecco, guarda che arriva qualcuno, ma non credo sia quello dell'altra volta. No no, mi sembra una faccia strana. Buongiorno. Buongiorno. Ma lei non è quello dell'altra volta. Che è successo? No, io sono un rappresentante perché il mio amico dall'altra volta se n'è andato via in ferie e allora ho preso io la zona, ho capito. Questi posti qua. Vabbè, fa lo stesso, tanto la stessa cosa, no? Sì. Bombo. E allora, c'ha qualche offerta per me? Mi dica cosa ha bisogno. Allora, io in offerta, aspetti un attimo che prendo il catalogo, lo vado a prendere in macchina. Ecco. Allora, se vuole venire qui, che guardiamo un attimo il catalogo assieme. Allora, io qui in pratica avrei un caricatore per balle tonde. Ecco, sì, proprio quello che mi interessa. Ho il caricatore qui che praticamente adesso le dico di listino quanto costa. Aspetta, mi sono dimenticato gli occhiali in macchina, aspetti un attimo. Sì, vabbè, ma è un po' più sveglio, no, sto qua, mannaggia. Speriamo che non mi senta. Eccoci qua, adesso mi sono preso gli occhiali. Allora, le Sì. dicevo il caricatore per le balle tonde. Sì. C'è Mi qui il serve proprio quello, Fussi, sì. Che il offerta mi fa? T127 che costerebbe 24.000, io le faccio comodamente anche 10.000. Sì. Sì, mi interessa. Allora glielo faccio arrivare il più presto possibile. Bene, Dovrebbe bene, arrivare un altro bene. nostro Altre offerte ce l'ha, rappresentante che magari glielo qualcosa che porto. mi serve. Che altre Beh, offerte ha? cosa sarebbe interessato al momento? Guardi, sarei interessato poi per le pale gommate più avanti, però Allora, guardi. pale gommate, c'ho una Liber che è sui 165.000, però come prezzo sta calando. Ah, Al bene. momento siamo sui 90.000. Se riesce a tenermi l'offerta Al per un momento. po', va bene perché. Ah sì, non c'è nessun problema, vado a prendere la penna e me la segno qui sul catalogo. Speriamo che questo qui non mi freghi come l'altra volta. Eccoci qua. Ecco, bene. Allora, lo segno qui sul catalogo e allora siamo a posto. Ok. Bene. Allora la saluto, La saluto, sì, poi le anch'io. mando un Oh, va rappresentante bene, va bene. con Basta che Lucius. vi fate sentire, non come l'altro che non mi ha più chiamato, non si è neanche degnato di niente proprio, eh. Sì, va bene. Arrivederci, La saluto, arrivederci. arrivederci. Bella a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video. Oggi siamo qua con una nuova puntata della serie Old House and Map su Farming Simulator 15 e siamo sempre in compagnia di. NikiCaro02, ciao a tutti. Ciao. E niente, quindi. Ora stiamo imballando e Niki, cos'è che già che stai facendo, Niki? Io sto raccogliendo le balle tonde con Ah, il bene. caricatore nuovo Quello nuovo della. della Ursus. Quello che ci hanno venduto a metà prezzo da quello là che gli ho pure, Il se venditore ricordate, gli ho pazzo, sì. aggiustato anche la manica. E poi le carico Sì. io col T6. Va bene. Sì, tanto. Adesso un attimino che finisco queste due righe qua di balle. Non so, forse ci stanno anche sotto la grondaia. Ah boh, se ci stanno allora metti lì, va. Che poi al Sì. massimo, anche se non le carichiamo, le teniamo lì, boh. E niente, quindi boh, Aspetta. continuiamo qua. Bene ragazzi, noi qua abbiamo finito l'imballatura. Adesso portiamo un attimo la rotoballa a casa, anzi scarichiamo l'ultima balla che c'è dentro. Ehi, adesso mi suona il cellulare. Sentiamo un po' chi è. Pronto? Pronto, pronto, buongiorno.
Buongiorno. Sono Fabrizio, sono un ingegnere comunale. Ah, bene, bene. Avevo visto che lei aveva fatto richiesta per un bruciatore di paglia, di balle di paglia per la sua azienda. Sì, l'avevo fatta richiesta già un po' di tempo fa, ma nessuno mi aveva proprio degnamente cagato, ecco, scusi la parola, ma... Allora volevo dirle che io oggi sarei disponibile per incontrarla, che mi dovrebbe far vedere dove avrebbe intenzione di metterla, insomma, Bene, sto sì, bruciatore. bene, io sono qua in farm che sto lavorando, Così finisco il lavoro che devo vediamo. fare e poi la chiamo, ci mettiamo d'accordo, va bene? Va bene, verso che ora direbbe lei? E l'ora adesso sono le 4, mettiamo tra mezz'ora, dai. Bene, Va bene, allora vengo lì. sì, mi fa un colpo, mi dà un colpo di Arrivederci. telefono e noi ci sentiamo, bene. Sì, arrivederci, Arrivederci, arrivederci. arrivederci. Allora, sti qua anche adesso. Dopo un mese mi hanno chiamato. Niki, guarda che... Ah, chi era quello del comune, Sì, era magari? quello del comune. Mi ha chiesto di trovarlo per far richiesta del... che viene a parlarmi per sapere dove metterlo e tutto. Ah, il Tutto farmi... bruciatore Devo pure anche fargli vedere anche. tutte le documentazioni. Ah. Oddio, mi si è Madonna, buggato il... sti Mi rompipalle. si è buggato il carrello portacoso. Sai. Si è buggato proprio, cioè vedo i tubi che si sono staccati e si sono spostati. LOL. Io le balle tondo le ho raccolte tutte. Bom. Ok, grazie. Allora, andiamo un attimo qua con... Prendi... Ecco, spostati quello, vallo a mettere a posto il carro. Bene ragazzi, diamo ancora queste due balle qua, che sono qua che rompono i coglioni. Eccole qua. Dai, raccogliamo ancora quella. Boh. Ah, faccio due balle di paglia e due di fieno, va bene, Ma secondo me anche 3 di fieno, no? Anche perché tre. anche il silato. Eh no, lì si lato non ce l'ho. Perché il fieno è meno, quindi cioè, te lo conta meno il fieno, secondo me. Ah boh, Poi prova a allora vedere. sì, ne do tre, Dipende va. quanto ti dà. Bene, eccoci qua che io vado al mio ufficio che in teoria tra un po' dovrebbe arrivare quello del comune. Speriamo che arrivi. È già con 4 minuti di ritardo, ma vabbè, fa niente. Speriamo che arrivi perché... Già con 5 minuti di ritardo non è ancora arrivato sto coso. Boh. Che non si sia perso, ma non penso. Proprio perso. Boh. Oh, vedo qualcuno, chi è? Tutto sparato, attenzione. E ora no. Buongiorno, piacere Buongiorno. Fabrizio. Piacere. Mi scusi una cosa, ma mi ha dato l'indirizzo sbagliato perché qui ho messo dentro nel navigatore, che vede che c'ho il navigatore, Sì, c'ho il telecom. aspetti che guardi. Sì, è vero. Praticamente mi dava l'indirizzo sbagliato, non mi trovava le strade, allora ho dovuto tagliare dentro per cambi, Sì. mi sono quasi schiantato col suo operaio che c'è lì in campo che sta Ah, ecco. lavorando. Vabbè, ma ce l'ho fatta, dai. Bom. Allora, Allora. ciao ufficio, lei per Sì, andare a vedere l'ufficio sto ce l'ho. Venga, cliente. venga pure. Venga, venga. Ecco qua. Dovrebbe essere comoda quella tuta lì, perché vedo che corre come non so cosa. Sì. No, è comodissimo, è comodissimo. Bene, allora vediamo un attimo le carte per il terreno dove vuol mettere, mi fa vedere la pianta, il disegno. Sì, adesso le faccio vedere un attimo. Anzi, venga che c'ho la carta, ce l'ho qua, venga, venga. Vengo. La carta della mappa è qua. Aspetti Allora, aspetti, eh. che sono qua, sono qua. Sì, Ecco. adesso come. Venga Allora, qua. Guardi qua. arrivo. Guardi qui che c'è la carta.
Ok, allora guardo. Lei vorrebbe farlo dove? Allora, credo vicino in farm, ma non lo so, sa? Perché Ah, vicino alle mucche, vicino sì, alle è più o meno galline. vicino alle No, mucche. vicino alle galline no, perché magari se no scappa dentro una gallina e poi si ritrova il pollo. Sì, in effetti ha ragione, Sarebbe quindi. un po' pericoloso che magari il gallo che ha gli ormoni impazziti magari prende il volo e va dentro nel bruciatore. Sì, in effetti, quindi Non sarebbe meglio una non bella metterlo scena. lì, quindi quello è scartato. Allora Quindi magari utilizziamo il posto delle vicino alle mucche. mucche. Sì. Allora mi porti a vedere così magari faccio un attimo un sopralluogo Bene, e sì. poi posso Venga accettarle pure. magari la richiesta. Ma Vengo, posso salire nella sua Jeep? vengo. Ma tanto non Lei so se è riesce a salire, aperto. eh? Lei può salire Io. nel posto da guidatore? Provi un po'. No, non Ne può riesco. salire, ne. Vabbè, fa niente, Perché venga a piedi, venga a piedi. ho bloccato la maniglia perché io sono uno un po' timoroso che magari mi sale qualche negro. Ho capito, ho capito. Bene, venga qua. Sì, no, io non sono razzista, però alle Bene, bene, persone non sì. piacciono. Ah, vabbè, fa niente. Beh, avrei pensato, se non fosse tanto grande, di posizionarlo qui, però qua comunque mi copre la visuale di tutto, quindi non credo sia necessario. Però dovrei trovargli un posto bello. Perché qui in mezzo alla strada potrebbe bloccare il passaggio. Sì, in effetti ha ragione, quindi non lo so se qua magari. Qua devo chiedere l'autorizzazione del comune se posso metterlo qua. Se no dovrebbe piantare un po' d'erba, fa un quadratino di campo dove pianta l'erba e poi lo Sì, piazza ecco, lì. potrei utilizzare questo campo qua, faccio un quadratino d'erba qui e lo metto sopra, boh. Se Ok, va bene per allora. lei, boh. Sì, per me non ci sono problemi, io le do Boh, tutta l'autorizzazione boh. Bene, bene, boh. per fare e allora adesso vado a Sì, casa perché qui allora faccio la adesso vada corsetta. pure, io devo lavorare, quindi. Sì, io vado via adesso se riesco a trovare la strada perché. Sì, mi segue e non si perde. Aspetti, è che io non sono tanto in forma. Vabbè, dai, Aspetti, corre. mi devo fermare un attimo, aspetti. Aspetti, Dai. che arrivo. Sì, no, ma non ho fretta, venga pure, tanto. Ah, venga pure, tanto non ho fretta, quindi vada pure. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Annazza, adesso speriamo che mi dia sto cavolo di permesso, sto qua. Bah. Bene ragazzi, eccoci qua che continuiamo con dare un po' di fieno e paglia alle mucche. Ascolta capo, Sì, dimmi. prima ho visto che il tuo ingegner comunale è passato dentro per mezzo ai campi, ma guarda che io ero qui che stavo girando un attimo un contrattore, mi è arrivato quasi dentro, mi ha quasi spaccato sotto il trattore, guarda che c'è, è Ma quasi quello da lì non me l'ha denunciarla, detto c'è però, guarda che gente. non mi ha detto niente. Ah sì? Ah, Non mi ha detto non ti ho detto niente, guarda che è niente. proprio zero. Non va bene, non va bene. La gente No. che c'è qua, guarda, mi piace sempre meno. Dovremmo chiedere ai nostri colleghi lì della OGF Sì, in che sono effetti. le persone di lì, perché magari a loro va meglio, però a noi In di effetti certo non va noi tanto siamo un po' messi bene, ecco. male con sta gente qua del posto. Secondo me è proprio il paese che è un po' gran, proprio un po' duro di comprendogno. Eccoci appunto. Ma vabbè. Noi carichiamo ancora queste due balle e boh, finiamo. Bene ragazzi, per questa puntata è tutto. Nikikado vi saluta. Ciao. Ciao a tutti, ciao ciao! E niente, quindi se vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate e iscrivetevi. Alla prossima, ciao ciao.